ragazzi, buongiorno, bentornati, ci ritroviamo ogni tanto. Allora, mi avete fatto molte volte la stessa richiesta, volevate capire e conoscere quelli che sono i campioni del mondo. Ecco, ve li sto presentando, sono qua. Loro sono già abituati a stare tranquilli nella gabbietta, quindi stanno un attimino così. Allora, questo sono campioni del mondo, è una squadra, quindi sono tutti e quattro campioni del mondo. Sono Bruno Onice, giallo mosaico maschio. E la cosa bella è che hanno vinto, questa è una squadra che ha vinto rispetto a altre tre squadre, quindi erano in totale quattro squadre che si sono confrontate, ma la cosa più bella è che c'era una squadra di francese, di un allevatore francese, uno spagnolo e un altro straniero che non so con esattezza chi fosse. E alla fine l'hanno spuntata loro, quindi hanno vinto loro, quindi questa è una grande gratificazione. Volevo aprire una piccola parentesi, per quanto riguarda domenica prossima, quindi questa domenica, domenica 16, io sono presente a Reggio Emilia. A Reggio Emilia ogni anno la chiamano Mostra Scambi San Valentino. Cos'è Mostra Scambi San Valentino? È un incontro di molti allevatori, dove, ecco, magari a me ci sono due o tre maschi in più in allevamento e quindi posso cedere due o tre maschi per uno scambio di qualche femminuccia o viceversa. Ecco, è comunque un appuntamento annuale a Reggio Emilia, l'ente fiera, dove ci si incontra e ci si fanno appunto questi scambi. Quindi do l'appuntamento un po' a tutti voi, gli amici del nord, che avete la possibilità di venirmi a trovare. Io sarò lì la mattina presto alle 7, già si comincia, parte questa mostra e termina intorno alle 13, già non c'è quasi più nessuno. Quindi se avete la possibilità di venirmi a trovare domenica prossima, domenica 16 febbraio, sarà un piacere, come dire, fare due chiacchiere e parlare con voi. Io porterò dei canarini a qualche amico e quindi colgo l'occasione per salutare un po' tutti. Quindi torniamo a parlare un attimino dei miei campioni del mondo, dei miei campioncini del mondo. Allora, il canarino Onice compare in Spagna nei primi anni 90, dove è allevato e selezionato da alcuni allevatori nei tipo Nero e Agata. Il nome di questo canarino trae l'origine da una pietra dura di colore scuro. Il comportamento genetico dell'Onice è recessivo autosomico. La caratteristica fondamentale del tipo Onice è la diffusione della melamina su tutta la livrea. Naturalmente, così come dicevo in altri video, questo è un tipo di mutazione che io non allevo da tantissimo. Io ho comprato le prime due coppie nel 2018, quindi la genetica, se vogliamo, appartiene ad altri allevatori, non a me. Quindi l'abilità mia è stata semplicemente quella di riuscire a farli accoppiare. Questa è una cosa alla quale per me è importante, insomma, mettere in evidenza, anche perché negli ultimi tempi va di moda un po' questo. E niente, comunque mi sono avvicinato a questo tipo perché, come dicevo appunto in altre situazioni, la cosa positiva di questi canarini è che non hanno bisogno di colorazione. Quindi, come spesso dico, questi sono canarini allevati così come sono nati e così come sono vengono esposti. Non hanno subito nessun tipo di trattamento, né di lavaggio né di contraffazione, fra virgolette. Quindi mi stanno prendendo sempre più questo tipo di animale, questo tipo di canarino, rispetto ai classici ipocromici che, pur di vincere, insomma, negli ultimi tempi si sta facendo un po' di tutto, dal lavaggio all'alimentazione, alla colorazione, insomma. Io continuerò ad allevarli sempre perché alla fine è la mia passione, insomma, il canarino di colore, il canarino ipocromico mi è sempre piaciuto. Però, ecco, non mi sta piacendo un po' quello che bisogna fare pur di vincere, ecco. Quindi sto mettendo un attimino da parte quelle categorie per l'esposizione e mi sto avvicinando un po' più a queste categorie che alla fine sono così come li allevi, così come nascono, così come crescono questi animali, li porti in esposizione e poi puoi o non puoi fare il risultato, ma va bene così, insomma. Se ci sono quelli più belli, perché no, vinca il migliore, insomma.
Allora, ragazzi, vi lascio con i miei campioni del mondo. Come dire, sono molto contento per questa mia nona medaglia, la mia 24esima medaglia mondiale fra primo, secondo e terzo. Anche quest'anno, insomma, la fortuna mi ha aiutato. Vi riconfermo quello che è l'appuntamento per domenica 16, quindi sicuramente ci vediamo per chi verrà a Reggio Emilia, all'ente fiera di Reggio Emilia, dalle 7 alle 12 e mezza l'una, io starò lì, quindi ci sarà occasione per venirsi a prendere un caffè, stare insieme, fare quattro chiacchiere, quindi con molti di voi ho già appuntamento, quindi chi verrà in più sarà, come dire, ben accetto. Comunque è una bella esperienza, quindi anche chi si deve fare magari 100 km, venirci a trovare è un bel incontrarsi. Io vi lascio per il momento e quanto prima farò il prossimo video per farvi vedere come sto cominciando a dividere i maschi dalle femmine. Va bene? Ciao, un abbraccio a tutti.